Eccoci qua in diretta, amici di Pianeta Wisp On Air, questa puntata speciale, ma non potevamo fare altrimenti perché il nostro ospite di oggi, Simone Geni, sta per partire per il grande appuntamento europeo. Intanto saluto anche la nostra co-conduttrice Valentina. Simone, allora qui siamo imminenti, la convocazione nazionale, la partenza. Sì, ormai siamo agli sgoccioli, la preparazione è già stata definita, ormai sono già scarico, le sensazioni sono buone in acqua, mi sento bene, leggero, forte. E dai, i presupposti ci sono, insomma, per far bene. Allora, si è passati un po' da una piccola delusione, forse una grande delusione, perché quei 14 centesimi che ti avevano privato della convocazione poi si sono trasformati alla fine in una grande gioia, perché sei stato convocato comunque. Guarda, forse ti dico la verità, è stato più bello così perché è stata una sorpresa, no? Se avessi fatto subito il tempo, vabbè, chiaro, sarei stato subito contento, felicissimo, appena toccato la piastra. Però diciamo che questo effetto sorpresa è stato bello, perché sono stati 5 giorni in cui ero lì nel limbo, cioè dicevo, boh, 14 centesimi sono vicino, però il tempo non l'ho fatto. Poi dai, alla fine è arrivata, quindi è andata tutto bene, ecco. Vale. No, io volevo chiedere, ecco, nonostante tu non abbia raggiunto il tempo limite, sei stato convocato lo stesso proprio perché si è notato un miglioramento progressivo, no? Che fa pensare a un futuro stellare. A un exploit molto vicino. Sì. Io sono curiosa di sapere tu che aspettative hai dalla tua carriera agonistica. Ma allora, guarda, innanzitutto adesso il primo step agli europei sarà quello di andare là per fare i miei migliori. E dopo, diciamo, finale, eventuale semifinale, così dipenderà solamente dal tempo. Quindi diciamo adesso il mio obiettivo è focalizzato, è un obiettivo a breve termine. Okay, io vado là, esatto, passo dopo passo, step by step, vado là per provare a fare i miei migliori, perché so che le condizioni ci sono, io sto bene e posso farli, so gli errori che ho fatto e so dove limarli. Quindi secondo me è fattibile, e dopo, diciamo, un eventuale semifinale o finale sarà una conseguenza. Ok, ok. E ho visto anche le foto della struttura dove andrai a nuotare, il National Olympic Swimming Pool, che ospita ben 2500 posti. Sì, tra l'altro ho guardato, è del 2013, quindi è abbastanza nuova. Ecco, tu quando hai cominciato a nuotare, mai visto impianti del genere? Sì, sono stato nel 2009 in una piscina di Doha, in Qatar, dove sono gli emiri che hanno tantissimi soldi, e là c'era proprio una struttura 5.000 posti, era bellissima. Wow. Sì. Non sono neanche in 5.000 Doha, ma una struttura da 5.000. No, là fa le cose veramente in grande, là era molto bella. Infatti ci saranno 47 nazioni partecipanti qui. E tu conosci qualche collega straniero che... Collega straniero, sì, è un lussemburghese che ha origini italiane. Avevo instaurato un rapporto di amicizia agli Europei Juniors, che è alla mia stessa età, e adesso ho visto che è iscritto, lo rincontrerò proprio lì. E le previsioni anche per gli altri tuoi colleghi, il team italiano, come lo vedi? Bah, sarà tutto nuovo, per me. Adesso imparerò a conoscerli, alcuni li conosco già, sono il bomber, chiaro, parliamo in casa lì, ho un amico più che un compagno di squadra, e gli altri imparerò a conoscerli là, alcuni sì, come ho detto, li conosco un po' superficialmente, però vedremo, dai. Sono ragazzi tranquilli. Un'occasione per approfondire anche queste. Allora, tu parti, almeno noi ci conosciamo già da tanto, eri 200ista, 400ista, sempre nei misti. Poi questa svolta, che potrebbe forse essere anche una svolta della tua carriera, perché sei passata ai 100 e sei iniziata ad andare subito forte. Qual è stata questa scintilla che ti ha fatto passare dal distanze medio-lunghe, perché comunque 400 sono una distanza lunga per i misti, ai 100? La scintilla è nata col mio allenatore dell'anno scorso, Matteo Cortesi, perché arrivavamo tutte le volte agli assoluti a preparare i 200 e i 400, poi diciamo avevo un giorno di pausa in cui non dovevo fare niente, che c'erano i 100 delfino, e noi lo riempivamo mettendoci dentro questo 100 delfino, e diciamo che mi veniva abbastanza naturale come gara, insomma, continuavo a migliorare, dopodiché ci siamo detti, boh, perché non proviamo a preparare allora bene specifico il 100 delfino? Da lì è partito, questo è stato preparato solo i 100 delfino, sono andati veramente bene. E tra l'altro anche come preparazione fuori dall'acqua, in acqua mi diverto molto di più, mi trovo più a mio agio, e adesso ci siamo focalizzati su questa strada. Anche perché mi ricordo che qualche anno fa tu mi dicevi che arrivavi un po'
un po' stanco, corto, quindi era magari... la coperta un po' corta l'ultimo 50. No, ma infatti guarda, io adesso le mie sensazioni sono che in 50 secondi riesco a dare tutto, quindi 50 secondi cade proprio il pennello sul 100, sulla distanza dei 100 metri, e quindi mi sento benissimo su quella distanza. Meglio vasca corta che vasca lunga? No, indifferente, anche in vasca lunga riesco a esprimermi meglio. 50 secondi è il razzo giusto. Ma in un'intervista del Carlino 5 anni fa è detto che il delfino è il tuo cavallo di battaglia, sì. Lo è ancora o stai sperimentando o hai sperimentato già qualcos'altro? No, guarda, come ho detto prima, il delfino mi viene naturale, è un gesto che diciamo sì, è ancora il mio cavallo di battaglia, e adesso ci sto lavorando sopra nei minimi dettagli, minimi particolari, quindi è sempre in fase di miglioramento, ecco, infatti. Beh, certo, sì. E sempre nella stessa intervista hai detto che ti piacerebbe allenare un domani e che volevi iscriverti a Scienze Motorie. Sì. Alla fine l'hai fatto? Alla fine non l'ho fatto, mi sono iscritto a Scienze Naturali e purtroppo per via dei vari allenamenti e qualche lavoretto adesso alleno gli esordienti B a San Giovanni. Wow, sì, sono già entrato, sì, esatto, e ho dovuto un po' sospendere gli studi, quindi adesso sono un attimo fermo per vari impegni, non riuscivo a dedicare molto tempo allo studio e rimanevo troppo indietro. Però c'è una conquista comunque. Però infatti sono contentissimo. Parliamo del programma, dei tuoi prossimi 2 o 3 giorni, perché siete veramente, oggi è il 27, ma mi hai detto che il 30. Sì, sì, 30, domenica 30 partiamo, andiamo giù a Ostia, staremo a Ostia una sera, poi dopo partiremo il giorno successivo, lunedì, tutti assieme andremo in Israele, staremo lì un giorno che diciamo ci organizzeremo un po', proveremo la vasca, i blocchi. Dopodiché dal giorno successivo si partirà a tutto gas per allora, le gare. È la tua prima convocazione diciamo in una manifestazione internazionale assoluta, perché tu nei juniores andavi già molto forte, quindi hai già provato la nazionale e junior. Che sensazioni hai? Un po' di emozione, dai. Cioè, sì, sì, un po'. Mi stai facendo un po' lo sbavaldo, voglio fare il massimo, no, però dai, un pochino. No, sicuramente un po' di emozione ci sarà sicuramente quando arriverò, che vedrò la piscina, l'ambiente, e gli avversari, così un po' sicuramente le pulsazioni si alzeranno. Però da un lato spero anche che questo ambiente un po' mi dia tanta adrenalina che io poi riesco a trasmettere nella gara, ecco. Ma sarà sicuramente così, ma sarà paura di andare in Israele, ci sono misure particolari? Ma da quello che ho capito la gireremo solo con la scorta, quindi bene. Però vabbè, dai, io comunque sono fiducioso, che hanno detto che ci sono tanti controlli, sì, dal punto di vista militare loro sono organizzati proprio perfettamente, quindi anche perché per loro diciamo che l'emergenza dura 365 giorni l'anno, esattamente, tutti gli anni, esattamente. Quindi è l'abitudine, non è un momento più difficile di altri questo qui, sì. Quindi quando si decide di organizzare una manifestazione internazionale in Israele, e non è la prima. Credo che queste siano misure da mettere in conto. Leggevo però che è la prima volta che Israele ospita un evento internazionale di nuoto. Sì. Avevamo fatto forse nel 2014 una nazionale ma giovanile, a livello giovanile, proprio sì, a livello assoluto è la prima volta, come dice Benedetta. La prima volta, quindi hai anche l'onore, sì, esatto, di essere partecipare la prima a questo volta. Evento. Bellissimo. Sì. Allora, tu sarai subito in acqua il primo giorno, già dalla mattina, quindi. Già dalla mattina, subito, batterie. Tra l'altro il Centro Delfino mi sa che è la prima gara, quindi proprio in apertura. Io so già che devo dare tutto quello che ho la mattina per accedere alle finali, anche perché ne passeranno solamente 2 atleti per nazioni. E noi dell'Italia siamo iscritti in 4 atleti, quindi dovrò battagliare con... Chi sono gli altri? Gli altri sono Matteo Rivolta, che è il primatista italiano, poi c'è Piero Codia, io e Federico Bussolino, che come me si è qualificato a Massa Rosa, anche lui ha sfiorato il tempo, però ha avuto un netto miglioramento e come me è stato chiamato nella rassegna. Il secondo posto secondo te è a portata? Il secondo posto tra di noi, voglio dire, tra gli italiani, perché comunque Rivolta mi pare che sia forse ancora un pelo fuori portata. Sì, Rivolta parte una spanna sopra tutti. E, beh, Pier Codia è un fortissimo delfinista, un grande atleta, che però in corta ha qualche difetto.
Io, beh, come ho detto prima, vado là per fare il mio migliore. Io so che se faccio il mio migliore posso ambire a magari a qualcosina di più di una batteria. Non devo sbagliare niente e magari se lui sbaglia qualcosa si può aprire uno spiraglio. Possiamo dire che tra questi delfinisti poteva starci anche Marco Orsi, che l'abbiamo visto andare abbastanza forte negli Abbastanza ultimi. forte, no? Tra l'altro no, nei 50 Delfino è iscritto e per scelta sua non li fa perché mi sa che si accavalla con le distanze a stile libero. E vabbè, nel 100 sì, ci poteva stare perché comunque Massa Rosa era arrivato davanti a Bussolin e volendo poteva fare anche il 100 Delfino, ma in corta lui può far tutto. Cioè io gliel'ho detto, potrebbe fare anche Arana e lui non l'ha ancora fatta, però potrebbe fare anche quella che andrebbe forte. Andrebbe forte. Sì, voleva far con uno stile libero, Sì, giusto? esatto, si è libero. Che squadra siete come CN? Perché avere comunque due atleti in un appuntamento internazionale è una bella soddisfazione, vuol dire che Sì. siete un bel gruppo di amici, ma anche di atleti di valore. Sì, no, poi ripaga il lavoro svolto e vuol dire che comunque la squadra sta lavorando bene, tutto il team, a partire dal direttore tecnico, a arrivare agli allenatori, a noi atleti, comunque siamo un bel gruppo affiatato, si lavora bene. Ecco, sicuramente c'è del talento innato, naturale, ma la tecnica chi credi te l'abbia tramandata, passata? La tecnica Con chi devo ti sei ringraziare allenato? all'inizio della mia carriera. All'inizio della mia carriera la scuola San Giovanni in Persiceto è sicuramente molto buona. Ho avuto validissimi allenatori che mi hanno insegnato veramente bene come si nuota. Dopo l'ho affinata col passare Certo. del tempo. Devo ringraziare tantissimo il mio allenatore dell'anno scorso e degli anni precedenti, Matteo Cortesi. Però anche adesso con Andrea Scalambra, che l'ho cambiato da quest'anno, stiamo facendo dei lavori specifici che mi servono tantissimo e mi sto trovando veramente bene. Devo ringraziare tantissimo anche Andrea. Ecco, come parte diciamo, la passione per il nuoto? Partiamo proprio dagli inizi, perché noi amiamo molto questi atleti che escono fuori dai centri nuoto, comunque se non proprio WISP, comunque collegati alla WISP e che poi via via migliorano e arrivano al circolo nuoto, che è un po' l'eccellenza del nostro nuoto. La tua storia è un po' questa, no? Sì, è un po' questo. Io appunto, come ho detto prima, sono partito da San Giovanni e ho iniziato a 4 anni con i corsi perché c'era la mia sorella maggiore che era già iscritta. Allora hanno detto, beh, portiamo anche Simone e vediamo come va. Da lì è partito tutto. Mi sono subito trovato abbastanza bene perché comunque in acqua mi sfogavo, no? Dopo le scuole così mi sfogavo, avevo degli amici, l'acqua mi piaceva stare in acqua. E da lì è partito tutto, mi sono trovato E tua bene. sorella non ha continuato. No, no, lei ha continuato fino a 22 anni, dopo ha smesso tra l'università così, lavorare, dopo ha smesso. Asfaltifo. Adesso fa tifo, sì. Sì, no, Verrà qualcuno della ringrazio. No, famiglia? purtroppo non sono riusciti perché sono stato convocato proprio all'ultimo, quindi organizzare tutto così in velocità è difficilissimo, però so che mi seguiranno e niente, no, li ringrazio perché loro sono fondamentali per me, sono i miei primi tifosi più attaccati, Beh, quindi la immagino. famiglia è tutto. E hai altre domande? No, io volevo chiedere, suppongo tu abbia poco tempo libero o comunque è difficile gestire tutti questi tuoi Incastrato tutto. impegni, ma quando hai del tempo libero che cosa fai? Poi ho letto che sei un gran tifoso del Sì, 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 Bologna. sì, sì, sì. E questa è una grande Sì. qualità, Anche con Marco, così ci organizziamo quando riusciamo, andiamo sempre al Dallara, spesso, insomma, ci divertiamo, è bello. Ok, Un bel quindi ambiente. oltre al nuoto anche il Sì. calcio, una Sì, il persona. calcio, poi dopo, beh, dai, alla fine qualche serata così, con gli Quindi sei un ragazzo amici. Sì. normale. No, ma quando sono in acqua cerco di dar tutto. L'allenamento, provo a dar tutto, quando vado ad insegnare cerco di trasmettere la mia passione e provo comunque a insegnargli la miglior nuotata possibile, sempre nel divertimento, perché comunque a bimbi di 11 anni bisogna divertirsi. Certo. E dopodiché, sì, qualche seratina, cena soprattutto, mi piace molto. Ma No, tra amici ci a si tavola sei diverte. come Marco o sei più attento? Beh, no, allora diciamo che mi gestisco abbastanza bene. Quando usciamo io esagero di più di Marco. Sì, sì, Addirittura. sì, 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 sì. Marco è famoso Sì. per essere comunque No, un Marco è bocone. famoso sulla golosità per la Nutella. Io forse a quantità di cibo riesco a batterlo.
No, però diciamo che durante la settimana così a casa mi gestisco abbastanza bene. Ecco. E come si sta dall'altra parte? Tu hai detto che insegni adesso dei bambini, sei comunque ancora un atleta, sì, cioè sì. Anzi sei proprio adesso nel pieno della tua attività, però hai già iniziato questa diciamo carriera da insegnante. Come si sta dall'altra parte? Qual è la differenza principale che hai notato? Beh, innanzitutto è impegnativo anche dall'altra parte. Quello che ho notato subito, che risalta di più con comunque bimbi di appunto 10-11 anni che sono parecchio distratti perché magari arriva lì dopo la scuola, sono stanchi, pensano ad altro, voglio giocare, è farli tenere lì, cioè tenerli sempre sull'attenzione, cioè sull'attenti, fargli bene capire le cose, perché magari poi dopo te gli spieghi la correzione e loro non la fanno perché magari pensano ad altro. E quindi energie più mentali vanno incentrate proprio su quella. Ti ritrovi nei bambini tipo il Simone Geni di 11 anni che lì faccio fatica perché sono passati un po' di anni quindi, però sì, anch'io probabilmente ero uno così, perché chiaramente sì, a quell'età poi li capisci perché dopo la scuola hanno voglia un po' di svagarsi, quindi ci sta, dai, li facciamo passare. Allora, adesso testa gli europei, ma dopo gli europei la stagione non finisce, non si ferma assolutamente. Anzi, siete proprio in un momento di molto fitto. Momento clou, perché a fine dicembre, verso il 21, avremo gli assoluti, il campionato degli assoluti a Riccione in Lunga, Vasca Lunga, quindi sarà la prima volta in Vasca Lunga di quest'anno, subito con gli assoluti, però proveremo subito ad andare forte. Dopodiché il giorno dopo gli assoluti avremo la Coppa Brema, che è importantissima per la squadra. Eh sì, per il ciclo noto. In cui è sentitissima. Quando si parla di Coppa Brema sempre molto interessante. È una gara molto sentita perché è proprio una gara di squadra. E lì proprio va gettato il cuore oltre l'ostacolo, perché tutti saremo impegnati in tante gare in pochissimo tempo. Forse perché in una giornata si fanno tutte le gare, quindi sarà durissima. Però a livello mentale come fai a reagire? Cioè, sì, a volte ci sono momenti in cui ti senti stressato psicologicamente, sì. Dico, oltre che fisicamente. Sì. Lì è difficile a livello mentale, però ti aiuta un sacco il fatto che è una gara di squadra, quindi c'è tanto affiatamento e ci stringiamo uniti, tutti tifano per il proprio compagno e dagli spalti si sente solo noi praticamente, quindi quando sei lì sul blocco che senti che ti urlano il tuo nome così, tutta la piscina ti carica, e allora lì va via la stanchezza anche dalla mente e pensi solo ad andare forte. Beh, certo, ma hai obiettivi precisi a livello di parlo tecnicamente? Beh, gli assoluti il podio, dai. Gli assoluti, dai, per quanto possa essere difficile, dire. Bisogna lottare per quello, bisogna lottare per quello, per quanto possa essere difficile, però siamo allenati per questo. E solo misti o andrei a fare anche delfino? No, delfino. Farò delfino, sì, 200 misti, però sì, forse il podio adesso come adesso è più fattibile a delfino. Ah, ok. Sì. Ma gli assoluti sono già in Vasca Lunga? Vasca Lunga. La prima gara in Vasca Lunga ed esordiamo con gli assoluti in Vasca Lunga. Ah, beh, una bella sfida, bisogna arrivarci bene. Come si tiene la forma? Perché comunque passa 20-25 giorni, comunque tra lo scarico che avete fatto per gli europei, gli assoluti, per mantenere un livello di forma alto, come vi gestirete? Natale arriva dopo. Fortunatamente dopo, perché sennò arrivavo leggermente fuori forma. No, parte di scherzi. Dunque, la forma, da quello che mi ha detto il mio coach Andrea, praticamente si tiene non caricando al massimo, ma facendo ogni giorno una piccola quantità di lavoro, una piccola mole di lavoro, in cui non si esagera mai, quindi il fisico non è molto stressato, ma è sempre, diciamo, livellato su una certa mole di lavoro. Esatto. Per poi dopo, gli ultimi, diciamo, 4 giorni della preparazione, prima dell'appuntamento, scaricare tutto, liberarsi da eventuali carichi così, muscoli sciolti, e poi dopo siamo pronti per andare forte. Va bene, noi abbiamo fatto i nostri canonici 20 minuti di trasmissione.
Bocca al lupo Simone, davvero. Crepi, grazie mille. Buona fortuna. Sappiamo che terrai alto il nome del circolo nuoto. Veramente siamo molto contenti di questa convocazione, perché ne parlavamo prima, tu sei venuto in trasmissione a Pianeta Wisp On Air già prima, era il 2011 forse. 2011 era. Era il 2011, quindi aspettavamo con grande ansia questa convocazione assoluta e finalmente è arrivata, quindi davvero... andrai fortissimo anche in Israele. Io ti ringrazio Valentina per essere stata con noi, e niente, con Pianeta Wisp On Air torniamo nelle canoniche puntate sempre il mercoledì sera per radio alle ore 18. Questa è stata un po' un'edizione speciale, ma l'ospite era speciale e l'occasione era specialissima, quindi grazie per averci seguito, una buona giornata a tutti, ci sentiamo mercoledì, grazie.